Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Ci siamo lasciati la scorsa volta con un triste evento, con la morte di Antonio Velasquez. E dovremmo cercare di riprenderci e continuare. Adesso alzerei a questo punto, visto che abbiamo guadagnato 440 di esperienza, alzerei come rango l'altro dottore, visto che è quello principale ci è morto. Sì. Buon paziente, dai. E che cosa abbiamo perso con lui di abilità? Vera? 7 caccia e 7 erboristeria. Pedro dovrà aiutarci in questa difficile impresa. Non sarà di certo lo stesso senza il nostro Antonio. Difendi Santo Domingo, ferma i predoni. Però mi sa che la priorità deve essere su Santo Domingo. Allora, diamo da mangiare a tutti. Sperando di trovare poi abbastanza carne in giro. Allora, difese resistono. Abbiamo trovato dei tesori. E abbiamo trovato solo 4 unità di carne. Però Trevino è salito di morale. Allora, andiamo a prendere quella cassa già che ci siamo. Ah, come messo il party avrà il morale a terra. Infatti, dovrò dare doppio equipaggiamento un po' tutto. Doppia razione un po' tutti. Ad averla però la doppia razione. Abbiamo davvero poche razioni adesso. Se poi siamo messi anche così male con la caccia, sarà un bel problema. No, niente doppie razioni oggi perché. Chi è che è salito di. Probabilmente qualcuno di insulso perché c'è tutto il morale bassissimo. E accampiamoci. Le difese resistono, la pattuglia torna a mani vuote. 9 unità di carne. Che è davvero assai poco. Beh, per carità, non pochissimo, ma davvero poco. Allora, rifacciamo così. Ah, no, abbiamo più reazioni di cibo. Quindi, allora, una di carne, vai con una di carne, vai con una di carne, vai con due di carne. Cerchiamo di farne salire uno per volta di. Dopo aver ripartito i compiti tra i tuoi uomini, ti metti in viaggio con 3 soldati per pattugliare la zona e assicurati di che non nasconda spiacevoli sorprese. Ah, non ho visto però dove è il villaggio, no, magari siamo di strada per andare in là. Ti ritrovi a camminare accanto a Federico Quintero, che come al solito se ne sta in silenzio. A parte il consueto movimento di uccelli e insetti, la giungla sembra tranquilla e un po' di conversazione non metterà in pericolo la pattuglia. Ho notato che tendete a starvene per conto vostro. Quintero annuisce. Non andate d'accordo con gli altri soldati? Tutti i membri della vostra spedizione sono più giovani di me, capitano. Sono per lo più brave persone con un desiderio di avventura che arde nel loro petto. Io non sono qui per i loro stessi motivi. La loro compagnia mi fa piacere, ma è difficile per me integrarmi. Sorride leggermente e tu percepisci nella sua voce una sfumatura di malinconia. Perché siete qui se non per spirito di avventura? Sono qui perché devo. Vivo nelle colonie da molti anni, ho conosciuto la guerra e affrontato e sconfitto il pericolo innumerevoli volte. Credevo di aver appagato il mio desiderio di avventure quando tornai in Spagna da mia moglie e dai miei figli. Ma non c'era più nulla per me laggiù. È questo ciò a cui appartengo. Avete lasciato la vostra famiglia per venire qui? Si può dire lo stesso per quasi tutti i vostri compagni di viaggio. E immagino anche per voi.
Comunque sì, li ho lasciati, due volte. Siete costretti a interrompere la conversazione per qualche istante, mentre vi aiutate a vicenda ad attraversare un ruscello, camminando in equilibrio precario sul tronco di un albero caduto coperto di una vegetazione viscida. Perché? Siete curioso, Capitan Mazzetes. Non sono sicuro che questo mi piaccia in un comandante. Se proprio volete saperlo, ho trovato la vita in Spagna vuota e insignificante in confronto a quella nelle colonie. Torna a modulare le parole velocemente, come sollevato dall'essersi tolto questo fardello dal cuore. Quando ero a Tenerife, ogni giorno dovevo prendere decisioni sulla vita e sulla morte. Avevo un obiettivo chiaro, una catena di comando a cui riferirmi. Una volta tornato in Spagna, avevo la libertà, ma nessuna direzione. Che senso ha essere responsabili della propria vita se non si ha nessuno scopo? Ma io sono curioso di sapere cosa risponde la prima. Questo scopo non risiedeva forse nella vostra famiglia? Eravate responsabili della vita dei vostri figli? Mia moglie era perfettamente in grado di allevare e proteggere i miei figli. Non ero stato con loro fino a quel momento e loro non sembravano aver sofferto particolarmente la mia assenza. No. La Spagna non è più il mio posto. Bene, sono contento di avervi qui con me, in ogni caso. Lui annuisce con aria grave, ma, credi, con riconoscenza. E mentre tornate all'accampamento tiene la testa un po' più alta del solito. La sera, tuttavia, continua a restare ai margini della conversazione, che si svolge attorno al fuoco. Ah, ha guadagnato morale, ho visto, ma di dice per aver ottenuto i viveri extra. In realtà, non lo so, non mi pare che gli avessimo dato i viveri extra, sì. Era Federico Quintero. No, infatti. È per l'evento che ho guadagnato morale. Ah no, ma avevo detto che sarebbe interessante vedere dove ci conduce l'altra missione invece. Ferma i predoni. Ma ferma i piedi mi fa vedere sempre Santo Domingo comunque, non mi fa vedere. Ah no, è là. Ah, no, mi conviene passare prima da Santo Domingo. Sì. No, siamo arrivati, dobbiamo accamparci. Allora, ta-ta-ta-ta. Quintero tra l'altro è a 7, quindi buono che sia salito un po' di livello. Non abbiamo praticamente niente di cibo. Spero di trovare qualche cosa. Tu come sei messo a sviluppo qua tra l'altro? Ci sei quasi? Mi auguro di sì. 9 unità di carne. Che è pochina, ma vabbè. No, non sulla strada. Porca miseria. Sarà un gran casino qua. Vediamo se... Ah, c'è il funerale per Antonio che si può fare, però non qua, aspetta. 4 unità di carne. Allora, andiamo qua. No, andiamo qua, così ci avviciniamo un attimo. Sarà il suo compagno medico a... a occuparsi del funerale. Cibo ne abbiamo? Antonio è stato sepolto, tutti hanno vinto morale, ok.
Credo succedesse una sorta di evento, invece no, probabilmente perché puoi perdere più persone. No, mi fermerei. Mi fermerei qua allora. Allora, tu vai a cacciare mentre invece è il tizio che. È lui che sviluppa, allora. No, lui era. Pattuglia, chi che era che sviluppava? Zarraga, vero? Yes. Ah, no, però razioni. Mangiatevi la carne, che sennò qua. Ma non è che siano saliti poi così tanto di morale, eh? Sono 7, 7, 7, 7. Sono tutti e 7. Una trappola a rete. Ah, ok. 4 unità di carne. Prendiamo quel peccari. Yes! Così almeno ne abbiamo per un po' per sfamarci. No. Vai qua allora. Sei quasi a Santo Domingo. Allora, facciamo che assegniamo doppia razione di carne a tutti. E ne restano ancora 4. Allora facciamo che tu al posto che sviluppare. A che punto sei? 1, 2, 3, 4, 5. 5 giorni per sviluppare quello. Tu fai che conservare. Ti ci stanno tutti e 4? Sì, ok. Abbiamo ottenuto 4 razioni, 15 unità di carne. Benissimo. Benissimo. No, mi accapperei qua appena fuori e poi domani entriamo in città. Tu non hai niente da conservare. Ah, uno da conservare. Beh, visto che ti conviene di più pattugliare piuttosto che. O cacciare piuttosto che conservare un'unità e basta. Facciamo così, caccia. Dieci unità di carne. Ok, che non è il massimo, ma ci mangiamo tutti. Allora, andiamo. Non dobbiamo andare qua per il vescovo. Anche. Torna alla cattedrale. È qua la cattedrale, ma non mi fa entrare in cattedrale. Boh. Forse ormai abbiamo scatenato gli eventi, quindi. Gli uomini del governatore Bernardo de Manzanedo stavolta non tentano di fermarti, tanto ovvia è l'urgenza che dimostri. Trovi il governatore nel suo ufficio con Juan Noriega, con il quale sta studiando attentamente i piani difensivi per la città. Ti guarda allarmato quando entri. Che c'è? Leandra sta marciando sulla città con tutto il suo esercito, dobbiamo preparare subito le difese. È in marcia anche Esteban? Esteban è morto, non vi disturberà mai più.
Il governatore batte le mani e compie un piccolo ridicolo salto. Noriega sorride tristemente. Ben fatto davvero. Finalmente siete riusciti in quello che nessuno di noi ha saputo ottenere. Abbiamo abbattuto il gigante. In quello stesso istante il suono di un corno squarcia la calma tesa del cortile sottostante. Noriega sguaina la spada e digrigna i denti. Il segnale d'allarme! Lei è qui! Il governatore corre al balcone e scruta la città. Si sentono spari in lontananza, il caos travolge il cortile non appena si riempie di servitori in panico e soldati allarmati. Il capitano Noriega ti mette una mano sulla spalla. Ci siamo. Mi dispiace di avervi trattenuto qui tanto lungo, Mazzetes, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto un'ultima volta. I ribelli concentreranno l'attacco su due obiettivi, l'Alcazar di Diego Colombo e la fortezza Ozama. La mia compagnia difenderà la fortezza, mentre i vostri uomini dovranno radunarsi qui e proteggere il governatore. Andate in cortile a preparare le vostre difese. Dio vi protegga. Buona fortuna, Juan. Fate attenzione. Ti affretti lungo i corridoi adorni del palazzo, sfiorando al tuo passaggio servitori e funzionari. Ti precipiti giù per le scale e punti dritto verso il cortile. I tuoi uomini ti stanno già aspettando, pronti a imbracciare le armi. Isabella fa un passo in avanti. Capitani, i soldati di Noriega si stanno dirigendo alla fortezza, ma sono troppo pochi. Non riusciranno a presidiare tutti i punti d'accesso. Vi chiedo il permesso di condurre là un gruppo dei nostri per rinforzare la posizione di Noriega. E quanti nostri però? Siamo in nove. Concesso, ma fate attenzione laggiù. Ah, va solo Isabella. Isabella balza verso di te abbracciandoti vigorosamente. Starò attenta, anche voi, Julius, ma mi raccomando, buona fortuna. Compagnia, attenzione! Tutti si mettono simultaneamente sull'attenti e quando anche gli ultimi civili si sono allontanati attraversando in graffetta il cortile, un silenzio angoscioso cala intorno a te. Allora, vediamo un po'. Non siamo arrivati per trovare, non siamo arrivati per mettere. Fare il secondo. Nessuno di noi si aspettava di trovarsi qui oggi a difendere una città e un'isola dove non siamo altro che semplici visitatori. Ma questa non è una terra diversa e straniera. Questa città è la Spagna. È un piccolo angolo di casa vostra, amorevolmente ricreato su queste splendide coste. Dobbiamo difenderlo. I tuoi uomini guardano dritto davanti a sé, ma puoi sentire che sono intenti ad ascoltare ogni parola che esce dalla tua bocca. Qui vivono uomini e donne onesti, spagnoli coraggiosi, sedotti proprio come noi dalle sirene di un mondo nuovo, inesplorato e pieno di pericoli. Questi eroici coloni ci hanno chiamato in aiuto per affrontare un nemico terribile e inaspettato. Abbiamo il dovere di rispondere a questo appello. Alcuni soldati non possono trattenersi dall'annuire con volto impassibile. I ribelli ci attaccheranno con tutte le loro forze. Credono che la loro sia una causa virtuosa e che la giustizia sia dalla loro parte. Ma noi sappiamo la verità. Sono ispirati da avidità e arroganza. Tenete duro, restate uniti e mostreremo a questi predoni di che cosa è capace la vera virtù. I tuoi uomini alzano le spade in segno di saluto e gridano a una sola voce: Por la gloria! Rompono le righe e attraversano il cortile per prendere posizione dietro i carri e alle barricate che gli uomini di Noriega hanno preparato per rallentare il nemico. L'angosciosa attesa sembra durare un'eternità. A un certo punto, un gruppo misto di soldati spagnoli e guerrieri taino cammina furtivamente tra gli edifici, avanzando minacciosamente verso il palazzo. Riesce a malapena a sentire il rumore delle persiane che si chiudono sopra di te quando Bernardo de Manzanedo si rifugia tra le mura del suo palazzo.
Allora, andiamo con gli stessi di prima. Tanto Isabella non era nella formazione di prima, quindi dovremmo andare. Allora, abbiamo 10 di equipaggiamento non assegnato. Allora, lui gli alzerei un pochettino il corpo a corpo. Non tanto perché voglio utilizzarlo, ma quanto perché può tornare utile. Ok. Va bene. Ovviamente sforeremo anche di brutto in questo episodio qua perché... Ah, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, sopravvivi per 10 turni. Oh, santi nomi. Allora... Allora a questo punto cercherei di mettere... Ah, posso metterli solo così vicino, i triboli, anche gli altri. Provo senza niente. Il dottore va da là dietro. Allora, lui e l'altro cacciatore lo metterei qui. È vero che consuma i due turni, ma... Tu vai in qua. Bene. Ah, sono anche dall'altro lato. Porca miseria, sono tantissimi. Non so se ce la faremo allora. Sono davvero troppi. Questa la perdiamo. Non credo che riusciremo a resistere ai 10 turni. Sono più di una decina probabilmente. Un, due, tre, sei, no, 10 sono. Non sono tutte reclute. Veterano, uomo d'arme, uomo d'arme, uomo d'arme, uomo d'arme, veterano, veterano, uomo d'arme, uomo d'arme, uomo d'arme. Porca miseria, sarà alquanto difficile qua poter resistere. No, mi è parzialmente coperto, porca miseria. Questo ce l'ha libero? Sì. Vada contro quello. Aia. 11, non avevo contato quello, mi sa che sono 12. O 11 o 12. Mi restano 9 turni a sopravvivere. Aia. Aia, pure avvelenato. Vabbè, tanto c'ho il dottore là dietro, dovrebbe poter... Aia. No, punto debole esposto, no! Aia! Ah! Ah,
i danni, ai ai danni, i danni bruttissimi, tantissimi danni. Sono troppi! Avvelenato pure lui! Porca la mannaggia! Niente, no, non ce la faremo mai. Aia. Vado su questo. Aia! Porca miseria, mi ero dimenticato del tiro d'opportunità dell'altro. Lo stordisco, va. Mi farò meno danno, ma almeno è bloccato là. Lui ha sparato, lui ha attaccato, lui ha curato, lui ha attaccato, Ancora 8 turni, è tantissimo. Tanto che ne ho già, me ne è già morto uno là. Aia. Uno è andato. Ancora 7 turni, non ce la faremo mai. Proviamo il doppio tiro. No! Ecco, lo sapevo, porca miseria. No, lo resuscita. Porca. No, ma forse non è poi così male, perché lui non ha il turno e mi blocca gli altri. Aia. E niente, due sono andato. Perché lui viene il doppio tiro? Porca miseria. No, non sopravviveremo mai per 7 turni. Punto debole esposto, arriva l'altro. Ah no, se n'è andato l'altro. Lo stun. Ok, così è ancora vivo là in mezzo ai piedi. Ritiro su lui. Aia! No, tu resta qua. Difesa perfetta, tu hai già resuscitato, tu non puoi attaccare. Aia! Aia! Mancato?
Mancato. Forse con le barricate avremmo potuto farcela, ma con molte più barricate. Se resti in due. Si è sopravvissuti solo a metà dei turni. No, forse riuscirò a resistere un turno in più ancora. No. Sì, resisti per 4 turni, ce l'avremmo fatta probabilmente se avessimo avuto delle barricate. Tante barricate. Da serragliarsi là e sparare. O forse dovevamo andare prima a difendere i Taino. Posso provare perché sembra che non ci sia un conto alla rovescia per difendi la capitale qua. Santo Domingo, andata. Alla fine i ribelli hanno la meglio sulle tue prime linee, si fanno strada attraverso le truppe. Tu sei spinto da una parte, tagliato fuori rispetto al palazzo e tenuto a bada mentre i ribelli assaltano l'edificio. I tuoi tentativi disperati di rompere le l'ampasse e andare in soccorso al governatore vengono sventrati. E poco dopo il corpo di Bernardo de Manzanedo precipita al suolo da una finestra al secondo piano. È chiaro che il palazzo è perso e sei costretto a ritirare le tue truppe dentro la città. Sono assai indeciso su quanti, ma io credo che andrei a provare l'altra cosa invece. Lo salvo come schifo, dai. Per il prossimo giro vediamo che cosa fare. Se continuare qua, anzi ve lo chiedo nei commenti, scrivete anche voi che cosa ne pensate. Se continuare qua con questa brutta disfatta o riprendere e andare a provare a salvare prima i Taino. Boh, noi ci vediamo nel prossimo episodio, io vi invito a lasciare come al solito un mi piace, un commento qui sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti e buona giornata.